Allora, siamo con Matteo Ciericola della Lavagnese, autore oggi della Gran Doppietta contro la Sanremese. Un tuo arrivo direi molto positivo qui a Lavagna, un giocatore che qui a Lavagnese ce n'era assoluto bisogno. Sicuramente da parte vostra potrà esserci del rimpianto per non essere riusciti a portare in porto una partita che per tre quarti l'avete praticamente dominata. Dopo il 2-2 loro, in pratica è uscita forse a fare un po' di stanchezza. Sì, lo stavo dicendo anche prima, è un peccato perché comunque quando vai sopra 2-1 speri di reggere fino alla fine e portare a casa i 3 punti, poi allo stesso tempo devi renderti conto che la Sanremese comunque è una squadra forte costruita per fare un altro tipo di campionato e sicuramente verrà fuori, però poi alla fine ti rendi conto che un punto muove comunque la classifica e va bene così, dai. Adesso te hai già fatto due gol oggi, se non sbaglio, un gol l'altra partita. Quante partite è che giochi qua? Sono Sono 5. 5 partite, sei già riuscito a segnare 3 gol? In 4. 4 gol. Benissimo, è il reparto di cui ce n'era bisogno qui a Lavagna, anche perché per riuscire a togliersi da questa zona di play-out, bisogna riuscire a far punti e a vincere qualche Speriamo partita. di continuare di così. L'obiettivo è quello di tirare fuori la Lavagnese da questo momento un po' così, perché comunque è una società sana dove si può lavorare. La scelta di venire qui non è stata sicuramente a caso. Secondo te ce la potrebbe fare la Lavagnese a salvarsi anche senza passare attraverso i play-out, anche se l'obiettivo poi è salvarsi in ogni modo, Certo, con o ma senza? l'obiettivo è quello, bisogna vivere domenica per domenica, mercoledì quando c'è il turno infrasettimanale, per cercare di evitare di fare anche il play-out, certo. Per concludere, un'ultima cosa, avete parecchi rimpianti oggi, visto che avete tenuto per tre quarti la partita sicuramente in mano voi, per non essere riusciti a vincerla, a chiuderla. Ti dicevo prima, guarda, sì, è logico, quando vai sopra 2-1 non è, ti aspetti e speri di riuscire a chiuderla. Poi purtroppo prendi un gol così che magari è evitabile, però non abbiamo il tempo di rammaricarci e pensare al fatto che oggi potevo vincere o va bene il pareggio. Siamo concentrati su Dertona e cerchiamo di andare a fare i punti a Dertona. Anche quella sarà una partita molto importante, anche il Dertona oggi non so quanto è finita, ma stava perdendo, non è messa bene nemmeno il Dertona, sarà altre partite in cui i punti presi valgono doppio o triplo. Assolutamente. Benissimo, ti ringrazio, Grazie a complimenti te, per Emilio. oggi. Grazie.